Sono felice e orgogliosa di inaugurare il MIC, il museo virtuale della collezione artistica della città di Brugherio, proprio nell'anno che l'Unione Europea ha dedicato al patrimonio culturale. Un museo senza biglietti d'ingresso né orari di visita, in cui per la prima volta vengono esposte al pubblico tutte le oltre 200 opere che nell'arco di più di mezzo secolo sono state acquisite o donate al comune, finora solo conservate nei palazzi pubblici, da oggi saranno finalmente valorizzate e messe a disposizione di tutti. Un museo del futuro, dunque, che coniugando nuove tecnologie e valorizzazione dei beni culturali proietta il visitatore in un viaggio innovativo ed emozionante nelle vicende artistiche che, a partire dal soggiorno brugherese di Filippo De Pisis, hanno fatto dell'arte uno dei tratti distintivi della nostra identità cittadina. Il MIC proporrà anche una suggestiva visita in modalità street view della bella galleria di Palazzo Ghirlanda, che moltiplicando all'infinito le sue sale consentirà di effettuare un tour virtuale e interattivo di tutta la collezione. Nell'anno europeo del patrimonio culturale, questa significativa operazione di democrazia e di valorizzazione del patrimonio artistico cittadino ne interpreta pienamente il motto: il passato incontra il futuro, lasciando a Brugherio qualcosa che resta per sempre e restituendole ciò che le appartiene, e cioè le sue opere, il racconto di una città che da più di 50 anni coltiva arte e bellezza e delle basi solide su cui costruire il futuro.